Ciao amici, sono Henry Yu e benvenuti in questa nuova Top Here! Le voci e i rumors nel mondo dello spettacolo sono ormai un marchio di fabbrica collaudato per ogni testata giornalistica che si rispetti. Ma con l'andare del tempo tutto questo si è trasformato in una vera e propria ossessione alla ricerca dello scoop del secolo, finendo per rifilare a volte al proprio pubblico vere e proprie bufale pur da ottenere l'ambita attenzione mediatica tanto agognata. Tutto ciò ha contribuito maggiormente alla quasi impossibilità da parte nostra di filtrare la verità dalla finzione. Andiamo quindi a vedere oggi 5 segreti che nessuno sa, o quasi, su Tupac. Il vero nome di Tupac. Tutti voi penserete che il nome di questo famoso cantante sia Tupac Amaru Shakur, ma scommetto che solo pochi di voi sanno che in realtà il suo primo vero nome all'anagrafe fu Lezan Parish Crux, cambiato nella tenera età di un anno dalla madre, in onore di Tupac Amaru e Tupac Amaru II, rispettivamente l'ultimo re degli Inca ed il soprannome dato al leader peruviano della rivolta indigena nei confronti dei coloni spagnoli nel 700. Una scelta dettata forse dal fatto di infondere al figlio una qualche minima speranza di una vita migliore, visti i significati attribuitogli. Tupac Amaru in arabo prende infatti il significato di serpente brillante, mentre Shakur, tradotto, vuol dire grato a Dio, condizione che in qualche modo gli ha permesso realmente di brillare fra le stelle del rap. L'Ave Maria di Tupac cantata in chiesa. Sembrerebbe paradossale, ma è quello che è avvenuto durante la funzione natalizia nell'arcidiocesi di Colombo, ex capitale dello Sri Lanka, nel 2016, in cui a causa di un errore da parte di un ragazzo della tipografia, addetta alla stampa delle preghiere, i fedeli si sono ritrovati tra le mani nel giorno della pace ed armonia, non la classica Ave Maria a cui tutti i cristiani sono abituati, ma quella dissacrante e ricca di volgarità di Tupac. Potete immaginare le espressioni che fecero le vecchie zitelle di fronte a parole come la rivincita è come la gioia più dolce solo dopo il farsi da avete capito, no? Non c'è bisogno che ve lo spieghi. In ogni modo, nonostante il pronto intervento da parte del padre da Silva nel ritirare i libretti in sala, le immagini incriminate finirono in rete grazie a un tweet postato da un ragazzo presente alla funzione, che finì per diventare virale nel giro di pochi minuti. Forse questo fu una specie di sprone divino inviato alla chiesa per cercare di stare al passo con la nuova generazione, anche se per molti stavolta il passo si è dimostrato proprio più lungo della gamba. Janet Jackson e il test HIV prima del bacio con Tupac. Pochi di voi si ricorderanno del famoso film Poetic Justice, che vedeva come protagonisti Tupac e la sorella di Michael Jackson, Janet. Quel film divenne famoso non tanto per la bravura degli attori che vi presero parte, ma per il polverone mediatico sollevato da Janet per un semplice bacio. La cosa sorprendente fu la richiesta di un test per l'HIV che la Jackson impose al protagonista Tupac, prima di girare una scena in cui i due avrebbero dovuto baciarsi. A tale richiesta il cantante newyorkese rimase sbigottito, ammettendo successivamente in un'intervista la sua ferrea decisione nei confronti del test, a suo avviso inutile e irritante per un semplice bacio, cosa che invece avrebbe fatto per ben 4 volte se si fosse trattato di una reale scena di sesso, visto anche il suo unico coinvolgimento per il test, nonostante altre persone avessero girato con lei prima di lui la medesima scena, senza aver affrontato nessun controllo. E così fu, tanto che Janet alla fine delle riprese non gli rivolse più la parola per diverso tempo. Questa sembrò agli occhi di molti una sorta di discriminazione nei confronti del proprio idolo, considerato quasi alla stregua della feccia della società, forse unita alla profonda ignoranza in materia di prevenzione, vista la quasi totale mancanza di rischio di fronte a un semplice ed innocente bacio. Tupac è vivo, confessa il poliziotto pagato per inscenare la sua morte. Questa fu una notizia risalente al 2015 che in breve tempo fece il giro del mondo, riaccendendo le speranze di tutti i fan della stella del rap. In una presunta intervista avvenuta con un ex poliziotto in punto di morte, la Now 8 News avrebbe scritto che lo stesso uomo, per lavarsi la coscienza prima di morire, avrebbe confessato la sua attiva partecipazione alla messa in scena della finta morte del cantante, dopo un ricco compenso per il suo silenzio.
Queste affermazioni sconvolsero i fan di tutto il mondo, che spinte dalla curiosità cercarono per anni informazioni più dettagliate in merito all'uomo. Da qui, nel 2015, ne uscì che la storia fu solo una grande bufala ben organizzata, ma per via della viralità che la notizia aveva preso, in pochi sono a conoscenza che lo stesso signore non era altro che un vecchietto rinvenuto sul ciglio della strada, dichiarato morto dal coroner e trasportato nella sala mortuaria in attesa d'essere vestito per il rito funebre. Ma è lì che avvenne il miracolo. L'uomo, il giorno successivo, ancora avvolto nel telo, iniziò a scalciare e a dimenarsi, richiamando l'attenzione degli addetti funebri, che dopo un comprensivo attimo di panico, liberarono prontamente il malcapitato. A quel punto fu portato in ospedale, dove la causa di morte apparente fu imputata al difettoso pacemaker, che per un po' smise di funzionare, riprendendo poi la sua regolare attività. Forse l'intento di chi ha generato la bufala di Tupac era quello di rendere questo eccezionale avvenimento ancora più eclatante, instillando la speranza di resurrezione anche per il nostro Tupac. Ma almeno qualcosa di buono in tutta questa vicenda è avvenuto, regalando qualche altro momento di gioia alla famiglia dell'ormai celebre moderno Lazzaro. Tupac, vivo in un concerto del 2012. Siamo nel 2012 nel bel mezzo del Coachella Super Glamorous Festival ed ecco che tra Dr. Dre e Snoop Dogg appare magicamente sul palco l'idolo della West Coast Tupac, che dopo aver interagito col pubblico, ricordandogli come sempre il suo fottuto dito medio, inizia a cantare in duetto con Snoop. Fino alla fine dell'esibizione il pubblico rimane a bocca aperta per l'eccezionale avvenimento, forse ancora nell'incredulità nel rivederlo lì dopo ben 16 anni dalla sua presunta morte. Ma l'entusiasmo durò poco, giusto il tempo necessario a rivivere assieme al pubblico alcune delle sue vecchie canzoni, finendo poi per scomparire nell'oscurità del palco da dove era avvenuto. A quel punto tutti capirono che, anche se molto realistico, fu solo uno dei primi ologrammi realizzati in live per l'occasione, che però, oltre al dispiacere, lascia questa volta nel cuore dei suoi fan un altro segno indelebile della sua indiscussa espressività. Ciao amici, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Mi sono vestito così per cercare di imitare in qualche modo Tupac, infatti ho fatto anche la bandana simile alla sua, anche se si sa questo dona molto di più alle persone di colore perché gli regala un fascino che a noi bianchi difficilmente riesce, anche se diciamo che una piccola figura di merda l'ho fatta anch'io. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e commentate e condividetelo con i vostri amici. Se vi fa piacere iscrivetevi per diventare uno di noi e ci vediamo alla prossima. Serve qualcosa per fare il medaglione, ma non penso questo vada bene, è un tappo del GPL. Ah. Oops.